Jessica, oggi inizia il vostro viaggio con i vostri amici a quattro zampe per lungo tutta l'Italia. Quali sono le aspettative e quali sono le emozioni? Le aspettative sono comunque valorizzare il territorio e riscoprire riprenderci il nostro tempo, diciamo, in una vita molto frenetica e tutto, che è stata bloccata in maniera brutale dal Covid. Abbiamo deciso di provare a fare questo viaggio per riavere il ritmo giusto della vita, che non sia né quello frenetico del lavoro quotidiano e neanche quello proprio bloccato dovuto alla pandemia. Quindi partiamo per questo viaggio, l'obiettivo è valorizzare il territorio e creare una nuova ipovia, quindi tracceremo col GPS una nuova sentieristica, diciamo, che poi verrà certificata dall'Engea, che è l'ente che ci ha supportato e che ci ha dato appunto l'incarico per svolgere questa piccola impresa, insomma. Sinceramente, quando gli alpini hanno abbracciato il nostro progetto, è stata una sorta di certezza, perché sono comunque una squadra fantastica che ci hanno aiutato e supportato e continuano a farlo tuttora in tutto, quindi veramente l'applauso più grande non va a noi, ma va proprio agli alpini. Comunque tutte quante le sezioni sono state avvisate, di conseguenza saremo un po' a casa in ogni regione, vediamola così. Sì, dove ci sono gli alpini sarà a casa, insomma. Conoscendo il nostro paese, visto quanto è bello, potrebbe essere tra un bel po', però vedremo giorno per giorno. Ovviamente quello che ci preme più di tutto è tutelare gli animali, quindi sappiamo che se per qualche motivo qualcuno dovesse stare male o avere qualche imprevisto lungo il viaggio, ci fermeremo per dargli il tempo di guarire. In questo viaggio avremo principalmente la mula degli alpini, quella della sezione di Vittorio Veneto. Abbiamo i due cavalli, Satira, che sarebbe la femmina, e le Mic, il maschietto. E poi avremo anche con noi la mia cagnolona, l'Alaska Malamute, che si chiama Mia. Presidente Introvigne, oggi gli alpini qui a supporto, ma saranno a supporto per tutto il viaggio. Sì, certo, un'iniziativa che abbiamo subito apprezzato fin dall'origine quando ci è stata proposta, molto significativa, che ben si concilia e sposa anche i nostri ideali, cioè il valorizzare l'Italia in tutti i suoi aspetti, e per questo abbiamo volentieri anche aderito alla richiesta di avere a disposizione la mula appartenente al nostro reparto Salmerie, Viola, che farà da supporto, trasporto, ecco, quanto è necessario per affrontare questo lungo viaggio per tutta l'Italia. Quindi ben felici, ben contenti, portiamo anche noi il simbolo della nostra associazione, della nostra appartenenza, il simbolo dell'alpinità, ecco, su tutto il nostro territorio. Vittorio Veneto da sempre ha numerosi ambasciatori che ne portano il nome in giro per l'Italia e per il mondo. Con questa formula probabilmente è la prima volta, simpaticissimi ragazzi, belli gli animali, adatti a lunghi percorsi, e quindi ho chiesto loro di tenerci sempre informati, di mandarci del materiale, di saperci dire come stanno procedendo. E vedremo di farlo sapere anche ai vittoriesi con i nostri social, con i nostri modi di comunicare soliti. Direi che la giornata è importante. Io confido che tra qualche mese, complice il caldo, complice i vaccini, la vaccinazione che procede, si possa vivere un po' meglio, e questo lo prendo come primo segnale di rinascita.